parte di Camara. Ancora l'Uruguay che spinge, si avvicina ai 16 metri con Alves Coelho. Lo scambio ai limiti dell'area, palla buona, pallone in rete calciato da Zelaieta, ma c'era stato lo sbandieramento del guardaline. Vediamo se l'arbitro convalida, così è, l'arbitro convalida il gol di Zelaieta, dunque l'Uruguay è passato in vantaggio in sospetta posizione di fuorigioco. Rivediamo, no, era abbondantemente al di qua della linea difensiva avversaria, dunque regolarissimo il gol realizzato da Zelaieta. Perfetta l'esecuzione, un diagonale imparabile per il portiere del Ghana, Asamoah Oscar. Un diagonale di interno destro, atteso un attimo l'uscita del portiere, il centravanti Uruguay. In fase di impostazione, ultimi spiccioli del primo tempo, Ahmed. Scambio corto con Adams, ancora Ahmed che non riceve, pallone troppo lungo, riparte l'Uruguay. Azione di rimessa, di contropiede con Zelaieta, pallone buono, giudicato buono per il capitano Callejas, è solo di fronte al portiere, traversa, gol! Callejas, incredibile! Ha ricevuto e poi ha battuto con un tiro molto preciso il portiere avversario. In uscita il pallone ha battuto prima sotto la traversa e poi si è infilato in rete. 2-0 per l'Uruguay quando siamo entrati in fase di recupero al 46esimo. Il raddoppio di Alves Coelho. Alves Coelho ha tardato un po', vedete che si volta per osservare il piazzamento degli avversari, ha battuto con il sinistro beffando l'intervento del portiere del Ghana Asamoah. Il pallone calciato da Alves Coelho, battuto con l'interno sinistro, prima ha colpito la traversa, la parte inferiore, e mette di mezzo anche l'arbitro. Il tentativo di fuori Quaglia dalla distanza, il colpo di testa a girare di Camara, mischia furibonda in area di rigore uruguayana, colpo di testa di Perez, poi ancora fuori Quaglia, entra in area di rigore e riduce le distanze il Ghana. Incredibile finale di primo tempo, il gol del Ghana realizzato da Lawson, se non andiamo errati, con questo tocco morbidissimo a mezzo metro dalla porta. Ripetiamo, dovrebbe essere stato Lawson il giocatore che ha toccato il pallone proprio all'altezza della linea di porta, beffando tutta la difesa avversaria. Infatti è proprio Lawson, smarcatissimo con il portiere dell'Uruguay Vera, preso in contropiede. Lawson di piatto destro ha ridotto le distanze per il Ghana, 2-1 per l'Uruguay. Pronta la replica, quell'ultimo quarto d'ora finale, il Ghana che comunque continua a esercitare una discreta pressione. L'Uruguay non è che si difenda con grande ordine. Di questo calcio d'angolo, a deviazione il pallone che termina in rete, il pareggio del Ghana, autogol a 12 minuti dalla conclusione della partita, autogol, e vedete tutti in posa i giocatori del Ghana in segno di ringraziamento nei confronti del pubblico. La deviazione fatale, se non andiamo errati, di Botta, deviazione fatale di Botta Melono, con il sinistro ha svirgolato il pallone e ha completamente spiazzato il portiere dell'Uruguay. Rivediamo l'azione, infatti è proprio Botta Melono il giocatore che inganna con questo intervento errato l'eventuale parata del portiere uruguayano Vera. Dunque autogol di Botta Melono, terzo alla fine del primo tempo supplementare. Ricordiamo che è in vigore il golden goal, in pratica la squadra che segna vince la partita, e ben fine. La rete realizzata, abbiamo quasi chiamato, da parte del numero 2 dell'Uruguay, Borrospe,
che ha sorpreso letteralmente tutta la difesa del Ghana, in particolare il portiere Asamoah. Bellissimo questo gol realizzato da Borrospe al 15° del primo tempo supplementare. Dunque l'Uruguay è in finale. Gol vincente di Borrospe, splendida l'esecuzione di Borrospe, un difensore che quasi mai si spinge in avanti, ha scelto il momento propizio, l'attimo giusto per proiettarsi in avanti proprio sotto porta, accolto di sorpresa tutta la difesa del Ghana, perfetta tra l'altro anche l'esecuzione di questo calcio di punizione di Fernandes Rivas, che ha trovato pronto all'appuntamento in posizione piuttosto angolata, defilata, il terzino Borrospe con il numero 2, terzino di sinistra, battuta di volo precisa, di collo pieno, pallone che si è infilato sotto l'incrocio dei pali. E grazie a questo gol di Borrospe, che rivediamo ancora una volta, anche se non è esente da colpe, il portiere del Ghana Asamoah, in quanto stava chiudendo sul primo palo, rivediamo ancora Borrospe, il gol di Borrospe.